Venerdì 29 maggio, come vedete, ci troviamo al Politeama di Fano e siamo circondati da tante classi dei nostri territori, istituti che sono pronti per presentare i loro prodotti. Si tratta del concorso Crescere nella cooperazione, grazie alla BCC Fano, e oggi è appunto una giornata di festa dove tutte le scuole presenteranno i loro elaborati, insomma tutto quello che ha portato a capire che cosa significa creare una società cooperativa e soprattutto saperla gestire. Cari cooperatori, abbiamo oggi con noi, io oserei dire, degli attori bravissimi, ma secondo me simpaticissimi, unici, meravigliosi, inimitabili. Cari amici cooperatori, gli amici del San Costanzo Show! Signora! Guardi quanti ragazzi! Lei a scuola si è gliato di questi qua, lo sa? Che besti che erano tutti! Ma che besti! Un macello, ma fanno arrabbi tutti sti fioli! Un macello a scuola, chi arriva tardi, chi mi fa la pipì do fuori, un macello! Ma come pipì fuori? Questi però ragazzi sono bravi! Sì, bravi, sì, bravi, adesso, bravi, dice anche bravi, beh, mica tanto, tra tutti! Lei perché, signora, lei non so. Io faccio la bidella dappertutto, Marotta fan, dappertutto fa la bidella. Tutte le scuole. Tutte le scuole. Medie, superiori, elementari, tutte. Sì, soprattutto le medie stavolta, le medie, doenne tutte, le verdi, le medie. Verdi. Perché non sono bravi quando. C'è anche l'alimentari, c'è l'alimentari? L'alimentari che? C'è l'alimentari, ma dai dove ti prosciutte, come stai? Prima di tutto, buongiorno a tutti, sono Francesco Cola, il presidente della CS Fischiettio di Pace dell'Istituto Comprensivo Giovanni Padalino. E dal nome Fischiettio si capisce che manteniamo il rapporto con Apito, la scuola fondata a Camassari in Brasile da Don Paolo Tonucci. E ecco, noi abbiamo organizzato per i ragazzi delle favelas due mercatini, uno a Natale e uno alla festa della mamma. E nei mercatini abbiamo venduto oggetti realizzati artigianalmente da noi ragazzi, no, e il caffè Muno Mukabi della cooperativa Sciadilli, di cui il nostro dirigente fa parte. Infatti ha collaborato con Massimo Moggiatti alla costruzione del progetto. E Fischiettio di Pace vuole indicare, a 100 anni dalla Grande Guerra, il nostro impegno per la pace, caratterizzato dalla presenza al meeting nazionale per la pace ad Udine e alla visita delle trincee a Gorizia. E, è stata un'esperienza indimenticabile, fantastica. Abbiamo studiato i canti della Grande Guerra, che vi faremo ascoltare subito dopo il video. Grazie dell'ascolto, buona visione. 20 giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi che dice
buongiorno, complimenti per tutto. Allora, vorrei parlare però con il presidente della cooperativa. Chi è? Presidente Nicola, avete detto ricostruiamo un mondo di pace, l'ho letto, quindi è un impegno importante. Cosa mi puoi dire al riguardo? Vai. Ci impegniamo in particolar modo ad aiutare i bambini di Apito. E infatti con questi mercatini aiutiamo non solo loro ma anche l'Italia, perché visto che facciamo tutto con materiale riciclato diciamo no allo spreco e sì al risparmio solidale. Bene, mi pare che la vostra parte la facciate alla grande, complimenti. Allora facciamo la foto e prima però consegniamo a Michela il presente al presidente, se non le dispiace dirigente lo consegniamo al presidente, il lavoro è stato fatto esatto da loro e quindi questo prendigetto in ceramica è un piccolo omaggio del film che ha sponsorizzato la Banca di Credito Cooperativo di Fano agli insegnanti. Prego, se lo vuoi consegnare Michela. Con il direttore Falcioni, ecco, in una scuola che si pensa che fa sempre troppa teoria, per una volta, grazie alla BCC Fano, c'è tanta pratica. Grazie alla scuola, grazie alla banca, questo progetto di collaborazione è giunto alla nona edizione, ha coinvolto tantissime iniziative di cooperative scolastiche, quindi iniziative che sono veramente imprenditoriali da ogni punto di vista, allenano i ragazzi a confrontarsi con realtà diverse dalle loro, quelle scolastiche, nell'ambito della collaborazione progetto scuola e lavoro, ma guardando anche a quello che di concreto si può fare da un punto di vista economico. Il modello cooperativo è un modello che è sulla cresta dell'onda, è un modello sicuramente importante, va migliorato, però è un modello molto presente sia in Italia ma in Europa con varie sfaccettature, dal punto di vista economico, sociale, anche a sostegno del welfare perché è un po' in difficoltà, cooperazione di credito come la nostra banca, quindi sicuramente tutti ingredienti importanti per poter dare un contributo economico alla crescita del territorio, ma non solo del nostro territorio. Buongiorno a tutti, io sono Maria Sole Pignocchi, presidente della CS Fischiettio Solidale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Padalino. Anche noi, come negli anni precedenti, continuiamo a sostenere la scuola Pito a Camassari in Brasile. Con l'insegnante di geografia abbiamo studiato la situazione delle favelas e dei bambini di strada e abbiamo ben compreso l'insegnamento di Don Paolo Tonucci. Per questo, insieme alla CS Fischiettio di Pace, abbiamo organizzato dei mercatini con prodotti realizzati da noi, con materiale riciclato. Con l'insegnante di tecnologia abbiamo fatto un'esperienza interessante, il laboratorio della carta, e riciclando abbiamo realizzato degli stupendi segnalibro. Il nostro progetto, dal titolo Sul filo della memoria intrecciamo la solidarietà, ci ha permesso di approfondire la vita del dottor Giovanni Padalino, di capire quale esempio di solidarietà sia stato per tutti. Era chiamato il dottor di Purette perché lavorava nel quartiere di Rindella, dove abitavano le persone più povere della nostra città. E non si faceva mai pagare, anzi in caso di bisogno donava loro il cibo, con le adeguate sostanze nutritive di cui necessitavano. È importante dare, ma anche saper ricevere. E la collaborazione con l'ex CS Fischiamo Più Forte è stata veramente preziosa. Grazie a tutti. Brava, bravissima. Avanti.
Va bene, è stato difficile fare il presidente, poi una ragazza in mezzo a tanti anche ragazzi ci sono, ma allora sono tutte donne, veramente, tutte ragazze. Dimmi pure, se lo vuoi, se vuoi dire, se è stato difficile oppure no. Sì, è stato abbastanza difficile, molto, molto impegnativo comunque. Sì, è stato molto lungo questo percorso. Comunque. Bene, bene, gli insegnanti sono stati bravi, è ovvio. Sono stati bravi gli insegnanti. Sì, molto. Vorrei vedere dicessi il contrario. Brava! Abbiamo portato qui un esempio di come è importante riciclare, quindi ragazzi, un attimo voi, scusate, che prima di salire... Mi fanno vedere, cioè non so cosa fanno vedere. Vi facciamo vedere un po' come si fa la raccolta differenziata. Ci abbassate le luci completamente qua in sala, sì. Un attimo, ma Marco, andiamo un attimo. Voglio vedere cosa fate. Scusi. Me dice? La raccolta non la fa? La raccolta? No, dico la raccolta non la fa? Che è la raccolta, motello da buttare via? No. Lei mi ha detto la raccolta? È la raccolta? La raccolta, motello da buttare via? No, dico la raccolta non la fa? La raccolta, l'ho messa lì. Ma la raccolta vuol dire che ci va il vetro col vetro, la carta con la carta, la plastica con la plastica, l'alluminio con l'alluminio, l'umido con l'umido, bisogna differenziare. No, io qua c'ho la roba da buttare via, e butta via. Ah, bravo. In tramondezza. Bravo, che modo di fare è? Dopo siamo sotterrati dai rifiuti. Se facessero tutti come lei. Come importa? Ma a me non importa niente. C'ho la roba da buttare via, la butta. Bravo! E tante la mondezza da tenere dentro a casa. Ma guarda questo incivile, che animale, si potrà. Perché? Ma guarda che è il colmo, ma cos'è? La bicicletta così si butta? La bicicletta mi è stata decisa alla fine, viste? I cristi che ci ho fatto con questa bella. Che mi fa più freni, allora la butto via. È così, in mezzo alla strada. E tanto la devo buttare. Deve chiamare quello dei rifiuti, che prende l'appuntamento e gliela passa a prendere se non la vuol portare. Senti che piro. Dopo la costituzione della cooperativa, in dicembre la classe ha prodotto delle sacche per la palestra e degli astucci con il logo della scuola. Sono state effettuate delle vendite a scuola in occasione dei colloqui pomeridiani genitori insegnanti. Alla gara podistica corre Lucrezia e alla festa della fava e del formaggio. La cooperativa ha incontrato il dottore Simone Cecchettini di Comarpesca Fano presso il ristorante Pesce Azzurro. La cooperativa Il Sentiero ha partecipato anche al modulo di educazione finanziaria. Prego la cooperativa Il Sentiero di salire sul palco, mentre si prepari pure l'ACS Arcobaleno. Grazie. In questo video abbiamo visto in ordine sparso i momenti più significativi della nostra esperienza. Per ottenere l'utile abbiamo prodotto sacche e astucci con il logo dell'Istituto Comprensivo Marco Polo, grazie all'Ibdostampa, un'azienda che produce oggetti con stampe personalizzate. Per mandare avanti un'impresa c'è bisogno di un utile. Noi l'utile l'abbiamo avuto ed è di 489,70 €. Abbiamo deciso di dare il 20% alla nostra scuola, il 30% ad un'associazione sottosopra Onlus che aiuta i bambini in Malawi, e ce l'ha fatta scoprire la nostra professoressa di religione, la professoressa Cambioli. Il 50% rimarrà invece ai noi soci. Per la scelta del logo della cooperativa durante una lezione di arte abbiamo appeso i nostri disegni al muro e abbiamo votato. Quello che ha avuto più voti è stato questo e io sono stata molto contenta perché mi ero impegnata molto. Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro e sono socio e sindaco della cooperativa Il Sentiero. Sono qui oggi per parlarvi del nome della nostra cooperativa. Uno dei nostri primi compiti, infatti, è stato quello di scegliere un nome appropriato da far votare poi ai vari soci. Io sono stato molto contento che il mio nome sia stato scelto come nome della cooperativa, cioè Il Sentiero. Questo nome per me rende molto l'idea del percorso che tutti noi insieme abbiamo fatto durante l'anno insieme ai nostri insegnanti. Sono il presidente di questa cooperativa
e vi volevo parlare della serata costitutiva. Durante questa serata erano presenti tante persone e per cui alcuni nostri genitori sono dovuti stare fuori dall'aula video nel corridoio. E hanno partecipato a questa occasione anche la preside della nostra scuola Susanna Neumann, l'assessore all'istruzione Francesca Ciacci e il vicepresidente della BCC di Lucrezia e Alessandro Iacucci, il nostro coach. Al termine di questa serata, a me, la presidente di questa cooperativa, e a Christian, il presidente della cooperativa prima di Arcobaleno, hanno assegnato un libretto bancario su cui abbiamo versato i nostri guadagni. A CS Arcobaleno, Sabrina Battistelli e Paolo Furlani, insegnanti di riferimento, i soci hanno ideato, realizzato, decorato e venduto delle maschere artistiche in cartapesta, lavorando sotto la supervisione del maestro carrista, professor Paolo Furlani. Hanno curato l'intera produzione, dal bozzetto al modello in argilla, dal calco di gesso alla decorazione, curando poi la pubblicità e la vendita alla festa del patrono attraverso una divisione di ruoli che ha coinvolto tutti. Insieme alla CS Il Sentiero hanno incontrato il dottor Simone Cecchettini di Comarpesca a Fano presso il ristorante Pesce Azzurro. La CS Arcobaleno ha partecipato al modulo di equazione finanziaria. Buona rappresentazione, ragazzi! Verbali, conti e registri da scrivere. In fondo è questa la cooperativa. Una montagna di documenti da scrivere. Sì, sì. Infatti, io pensavo con la cooperativa si perdevano solo ore di scuola. Matematica. Italiano. Scienze. Storia. E invece ti tocca lavorare di più. Sì. Inoltre siamo anche rimasti indietro nella lavorazione delle maschere. Hai ragione. Presidente, allora, tutto bene, difficoltà, problemi, tante soddisfazioni, vuoi dire qualcosa? Sì, abbiamo avuto tanti problemi, proprio che dopo, grazie all'aiuto di tutti noi, siamo riusciti a risolvere. Bene, l'importante è che li abbiate risolti.
Avanti. La CS ha realizzato dei quaderni che contengono fotografie dei ragazzi mentre effettuano la raccolta differenziata per la scuola. I quaderni sono stati venduti in occasione dei colloqui con i genitori e verranno venduti in occasione della consegna delle schede di fine anno. Prego ragazzi, buona rappresentazione. Forza, avete portato i gargoli? If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. Siamo in compagnia del presidente Rondina, ecco una mattinata importante, una BCC vicina alle giovani generazioni alla scuola. Sì, cerchiamo di fare tutto il possibile, è l'ottava edizione, ci sono alcune scuole che già hanno confermato, quindi ormai sono esperte perché diciamo dare attuazione a un'associazione cooperativa di ragazzi facendo comunque tutto quello che, anche se nel piccolo, che fa una cooperativa è fondamentale perché imparano il governo, imparano a stare insieme, quindi un'esperienza che per noi è importantissima anche in vista proprio di avere poi soci anche nella banca, che siamo oltre 6.000. Oggi è una giornata di festa, quindi sicuramente vedremo i lavori che hanno fatto, poi avranno la possibilità anche di confrontarsi con i loro amici di altre BCC, nelle Marche, in Ancona, quindi credo che sia veramente un motivo anche di ottimismo per il futuro. Buongiorno a tutti, sono Giovanni, il presidente di questa stupenda cooperativa che abbiamo chiamato Little Chef. Tra poco vedrete il lavoro che abbiamo svolto in questo anno attraverso due momenti. Nel primo vi leggeremo la lettera che la nostra maestra Francesca ha scritto per il nostro diario di bordo, raccontandoci cosa ha visto in noi bambini durante questo lavoro. E poi vi canteremo una canzone interamente ideata da noi, che descrive bene la nostra esperienza. Buon divertimento! Caro diario, l'anno scolastico si sta per chiudere ed è quasi spontaneo ripercorrere i momenti più significativi di questi mesi di scuola vissuti insieme. Sorrisi, pianti, sguardi, letture, domande, dibattiti, confronti, preghiere, uscite.
ed è anche litigi e riappacificazioni, hanno scandito le nostre giornate scolastiche, facendo crescere ogni giorno un po' tutti, i bambini e noi adulti. Una delle esperienze più belle e importanti di quest'anno è rappresentata sicuramente dal progetto Crescere nella cooperazione della BCC, al quale hanno aderito gli allievi della classe quarta con gli studenti della classe quinta. Insieme hanno dato vita alla cooperativa Little Chef, che si è posta l'obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Una parte del ricavo, inoltre, viene donato alla scuola a sostegno delle sue attività. Lo scopo principale del progetto è però, anzitutto, quello di insegnare ai bambini a collaborare tra loro, a confrontarsi e a lavorare insieme, anche per una causa benefica. Credo che sia davvero una bella iniziativa e tutti gli alunni hanno aderito con grande entusiasmo. La prima importante iniziativa della cooperativa dei piccoli chef è stata l'organizzazione di una cena per i propri genitori e noi insegnanti. In questa occasione i bambini ci hanno davvero sorpreso. Con l'aiuto del cuoco e di alcuni insegnanti hanno saputo organizzare l'intera iniziativa con grande cura e bravura, come dei veri professionisti. E siamo in compagnia di una cooperativa che è stata protagonista di questa mattinata insieme, ecco, la cooperativa Little Chef. Allora, siamo in compagnia, tra un cappello da cuoco e un altro, siamo in compagnia della dirigente. Prima di tutto spieghiamo di che scuola si tratta, che classe si tratta e un po' il progetto. Allora, siamo la scuola primaria Maestre Pie Venerini di Fano e hanno partecipato al progetto la classe quarta e la classe quinta della nostra scuola. E hanno formato una cooperativa e hanno scelto di collaborare con il cuoco della nostra scuola. Hanno scelto come nome Little Chef e la loro proposta è stata quella di lavorare in cucina, di collaborare e imparare a cucinare i piatti tipici della tradizione marchigiana. Hanno poi realizzato una pericena dove hanno invitato tutti i loro genitori, tutti gli insegnanti della scuola. È stata veramente un'esperienza molto molto bella. Ecco, un'esperienza molto bella e noi vogliamo far parlare anche il protagonista, un po' uno dei protagonisti, che è il presidente della cooperativa, che si chiama? Giovanni Costa. Giovanni, ecco, allora, se puoi guardare là ci vedono tutti quanti, ecco, se puoi un po' spiegare a nome di tutti quanti com'è stato a preparare questa pericena? È stato facile, difficile? È stato, diciamo, di media difficoltà. Ecco, vi siete divertiti però? Sì, siamo molto divertiti. E avete imparato anche a cucinare, vero? Sì, sì. Quindi dai, forse le vostre mamme sono contente, chissà che avete voglia qualche volta di mettervi a tavola anche voi a cucinare, magari mamma a tavola. Sì, saranno molto contente. Ecco, allora, ragazzi, avete inventato anche una bellissima filastrocca, che adesso io voglio che ce la fate ascoltare cantando a tutti i telespettatori di Fanno TV. Vai! Little Chef ci aveva, che ci aveva, che ci aveva. Little Chef ci aveva, che ci aveva, che ci aveva. Little Chef c'aveva positivo e ha raggiunto l'obiettivo, lavorando in cooperativa, la nostra amicizia è stata più viva. Lavorando in cooperativa, la nostra amicizia è stata più viva. Little Chef fare, Little Chef fare ora. Little Chef fare, Little Chef fare ora. Buongiorno a tutti, siamo la seconda A dell'ITC Battisti di Fano e insieme alla cooperativa Sciadiglia e alla BCC di Fano abbiamo ideato questo progetto che oggi vi presenteremo. Il titolo di questo progetto è Progetto Comunicazione Caffè Ecosolidale Sciadiglia Battisti. In queste slide vi parleremo della cooperativa, l'obiettivo del progetto, il progetto strategico di comunicazione e promozione, le varie attività e infine le conclusioni.
Shadilli è una cooperativa di produzione e lavoro che ha come attività prevalente quella del commercio all'ingrosso di caffè crudo e torrefatto che importa dai paesi in via di sviluppo in base ai criteri del commercio ecosolidale. Lo scopo della nostra cooperativa è quello di remunerare in una maniera giusta i piccoli produttori che, pur promettendogli una vita dignitosa e il prezzo finale del caffè è trasparente. Il principale obiettivo del progetto è redigere un piano strategico di comunicazione e promozione del caffè importato da Shadilli dai paesi poveri come Haiti, Uganda e Guatemala. Durante il progetto le attività svolte sono le seguenti: la progettazione e la realizzazione di un manifesto e di cartelloni, oltre che un filmato animato e varie scenette con un linguaggio di Scratch. Siamo in compagnia dell'ITC Battisti, del professor Consoli. Ecco, allora, un progetto particolare di collaborazione con una cooperativa. Il progetto vedeva come partner l'ITC Battisti di Fano, la BCC di Fano e la cooperativa Shadilli. La cooperativa Shadilli si occupa di importazione di caffè dai paesi poveri, Haiti, Guatemala e Uganda. Questo caffè dopo viene immesso nei negozi della rete del commercio ecosolidale e anche dei gruppi di acquisto. L'ITC Battisti, in particolare la seconda A, aveva come obiettivo quello di redigere un piano di comunicazione e di promozione del caffè. Abbiamo fatto tante attività, tra cui preparare la locandina e il poster manifesto che abbiamo messo nei vari post dove promuovevamo il caffè, vari cartelloni, poi interviste ai gestori della cooperativa e anche chi gestisce le macchine del caffè all'interno della scuola. E alla fine abbiamo fatto anche un comunicato stampa che abbiamo inviato ai vari giornali. Ecco, grazie. E vogliamo sentire anche la voce di uno dei protagonisti della classe seconda, giusto? Se ho capito bene. Allora, il tuo nome intanto? Diego. Ecco, Diego, allora, com'è stato progettare, collaborare, cooperare insieme ai tuoi compagni di classe? È stato costruttivo perché abbiamo cooperato al fine di promuovere caffè e aiutare gente che, pur producendo molto caffè, non riesce ad arrivare a fine mese per portare i figli a scuola. Ecco, io credo che sia importante anche, sicuramente avete capito cose che non sapevate, non immaginavate neanche, che, no? Anche tutto il mercato che girava intorno a una cosa come il caffè, no? Sembra una cosa semplice. Certo, non il caffè, come sappiamo, muove molti miliardi ogni anno, quindi siamo stati... ci è piaciuto parecchio, quindi... Ecco, io direi che si può svelare, visto che il vostro insegnante diceva di una locandina particolare, insomma ci sono state varie prove e poi alla fine avete deciso per una, com'è andata? Esatto, tutti abbiamo collaborato e alla fine abbiamo messo insieme questo cartellone che ora vi mostriamo. Ecco, allora concludiamo questa intervista facendo svelare questo cartellone e fatemi un bel applauso ragazzi, perché siete stati veramente bravi. Innanzitutto grazie a tutti per essere rimasti, quelli che non sono potuti rimanere, gli insegnanti in primis. Vorrei ringraziare anche, visto che ne faccio parte, la Banca di Credito Cooperativo di Fano, nella persona del Presidente e del Direttore, che ci hanno dato l'opportunità di presentarvi, di far vedere i vostri lavori. Complimenti ancora a tutti. Voglio ringraziare anche le mie collaboratrici Monica e Michela per la disponibilità. Speriamo di ritrovarci quest'altr'anno, è stata un'esperienza interessante. Voglio sinceramente ringraziare gli amici del San Costanzo Show, è una prima esperienza, gli farei un grosso applauso. Bravo, ragazzi, perché per noi è la prima esperienza, hanno scherzato, riso con noi, devo farvi i complimenti. Sinceramente eravamo un po' preoccupati di Rosa in particolare, però devo dire che ve la siete cavata egregiamente. Siamo sul palco on stage, come si dice in inglese, e sono onorato di fare l'intervista alla bidella che tutti vorrebbero avere. Sì. Mrs. Rosa della Cecca. Della Cecca, vedo. Filippetti, sono vedova, sapete che sono vedova, felicemente vedova. Signora Rosa, com'è andata questa giornata? Abbiamo visto, sono alternate tante di quelle classi. Bella, è stato tutto molto bello, c'è stato un sacco di scuole, hanno fatto i progetti, le cooperative, è stata una bella esperienza, sono contenta. Lei perché insomma diciamo che fa un po' la bidella dappertutto. L'ho fatta dappertutto ho fatto la bidella, io ormai mi conoscono tutti. Com'è qui? Fanno TV, è giusto. Lei ci conosce un po' abbastanza. Sì, ha voglia. Diciamo che un po' manca, allora un bel saluto a tutti i telespettatori. Un bel saluto a tutti i telespettatori di Fano TV, prima o poi a tornare in Speran, ciao belli.
un grosso ringraziamento a tutti e un bel applauso, fatevelo perché ve lo meritate. Bravi, ciao ragazzi.